Amici di City Report, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi alla camera, Diamond Frank. Dove siamo? Guarda il nome della via, riesci a leggerlo? Inquadra Paolo, una via che nessun Pusher. Italiano... Via Pusher. Siamo dietro la Garzanti, siamo a Cernusco sul Naviglio, come sempre ci mettiamo un po' di ironia in queste cose molto serie e anche un po' pericolose che andiamo a fare. Proprietà dimenticata da anni, ci è stato detto che c'erano dei bivacchi, varie cose, anche un po' di satanismo molto particolare. Vedrete tutto nelle immagini, se abbiamo scoperto quello che io immagino. E adesso vi facciamo vedere quanto è grande la proprietà con le immagini di Paolo Rusconi. Andiamo! Eccoci, come potete vedere, cancello molto traballante, ma eccoci qua dove c'è l'ingresso. Entriamo, Frank? Entriamo. Paolo? Andiamo. Amici di City Report, Paolo Rusconi, Frank Diamond, rap. Dove ci troviamo oggi? Non siamo in una sala di incisioni, non siamo neanche a Milano, siamo usciti un pochettino fuori, siamo a Cernusco sul Naviglio, alla ex Garzanti, mese di ottobre. Andiamo a vedere cosa c'è, tanta gente ci ha chiamato per dirci di venire a fare un giro qui e da quello che stiamo vedendo con le immagini di Paolo Rusconi mi sembra che ce ne sia parecchia. Seguiteci. Thank you.
Siamo entrati, un capannone, come potete vedere, moltissimi detriti, resti di presenze umane, bottiglie, viveri, eccetera, ma non abbiamo mica finito, magari. È grandissima la proprietà della Garzanti. Stiamo proseguendo a vederla con Frank Diamond, Paolo Rusconi, che con professionalità, anche in un contesto molto, tra virgolette, pericoloso, degradato, criminale, eccetera, ci sta facendo delle immagini per far sapere alle persone che sono dall'altra parte dello schermo, che non sono solamente le autorità, il prefetto, il questore, quelli che ci seguono di solito, che ringraziamo chiaramente, ma anche voi cittadini, di che bomba vi trovate accanto alle vostre case. Vi ricordo che siamo a Cernusco sul Naviglio, la ex Garzanti. Andiamo. Trolli, vestiti, stiamo salendo al primo piano, troviamo addirittura un videoregistratore, guardate qua, della Philips, molti altri vestiti. Dall'altra parte troviamo, scusate, troviamo pentole, un posacenere, questo qui mi pare, addirittura lo scolapasta, bello sto scolapasta, moderno, casse, cinture, e un sistema per chiudere le porte, ragazzi, guardate qua, si vede Paolo? Seguiteci che vi facciamo vedere ancora di meglio.
Vediamo che misura sono, così per curiosità. 38. Ok. Viti, bulloni, attrezzatura. Padelle, spugne, questa è nuova, non è neanche troppo sporca, la mia di casa è peggio, e un coltello con la punta spezzata. Si fanno le unghie, tagliano il pollo, non lo so, portiamo via anche questa. Andiamo via, continuiamo qui dalla Garzanti di Cernusco sul Naviglio. Questi sono i capi estate-inverno, giacche, come potete vedere. Qui sono tutti amanti del vangaggio, guardate alle nostre spalle cosa c'è, anche questa è un'altra roba da far sparire. Cari amici, Cernusco sul Naviglio, stiamo continuando a vedere la Garzanti. Ma che bel posticino, tante bombole, tanti coltelli, tanti vestiti, tante persone e tante baracche. Ve le sta facendo vedere meglio con la sua telecamera Paolo Rusconi. Noi siamo City Report e vi facciamo vedere tutto quello che gli altri nascondono, camuffano, eccetera. Guardate un appartamentino costruito così, con fuori tanto di scarpe, come potete vedere, sedie, eccetera, e il letto. E il letto, va, vieni, andiamo al letto qua. Eccomici qua. Buonasera. Qua. Qui vediamo tutto il vestiario che serve per, insomma, trascorrere le serate. Senza dimenticarci il tabacco, vabbè, il materasso penso l'abbiate visto. Qua ci sono dei cassetti dove troviamo dentro dagli occhiali da sole al riso, le lamette, insomma tutto quello che serve per vivere. Guarda Paolo, anche le piantine qua. No, perché non vi stiamo raccontando qualcosa di vecchio, giusto Paolo? Vi stiamo raccontando una situazione che esiste. Guardate, c'è anche il trolley, lo zucchero e questa cos'è? Scusami, questa cos'è? Ah, TV radio, perfetto. Va bene, usciamo, andiamone a vedere un'altra meglio, che è quella centrale, quella dei capi.
un altro monolocale, guardate com'è ben costruito, guardate le immagini. Adesso entriamo. Quella. Addirittura abbiamo anche l'albero di Natale qui. Che dire, una casa? Guardate qui, ai Cuora Romania. Può essere che sia un rumeno, costruttore di case? C'è anche il cappello di paglia simile al mio. Mascherine, quindi parliamo di gente che il Covid l'ha fatto. Guardate qua, le mascherine, i piatti, i vestiti. Diamo un'occhiata come sempre sotto al materasso per vedere se c'è qualcosa. È una costruzione fatta di legno. Va bene, le bibite, fai vedere le bibite. Vediamo se c'è anche urina o solo... No, è civile. C'è solo acqua o comunque qualcosa di simile. Quello che ci stupisce è che abbia un copricerchio di una macchina qui. Quindi una persona che vive qui ha una Renault con questo copricerchio. Ma va bene. Signori, guardate anche qui. Questo è il bucato pulito, non glielo roviniamo, però vedete, no? Le insulina, le varie cose. Direi che possiamo uscire. Questo è lo sporco, tra l'altro. Quindi persona che vive qui stabilmente, anche il piatto si vede, guardate. C'è dentro il riso. Guardate che liquido ancora, vedete? Andiamo pure, grazie.